Sono qui con il presidente Marzio Mariotti, il presidente dell'Arpinova. Oggi c'era un po' la saga dei Mariotti, Luca in panchina, il mister e Gabriele in campo. Come intanto ti do di tu, perché certo, ci mancherebbe, certo. Se poi essessi mio figlio per l'età. Grazie. E questa partita, un presidente, visto il primo tempo, come ha giocato la tua formazione, come la definisci poi al termine dei 40 minuti? Allora, i primi 6 minuti li ho guardati un po', sono stati un po' di studio, di contenimento. Sì, ma hai tenuto l'Atalanta nella propria metà campo, magari senza essere troppo pericoloso, ma ha avuto pallino del gioco sempre tra i piedi. Resta il fatto che nel secondo tempo non siamo proprio scesi in campo. E quindi come il presidente Marzio Mariotti, come la giudica questa assenza della tua squadra in campo? Una brutta battuta d'arresto che comunque ci fa continuare a tenere la guardia alta per mantenere questo quinto posto, dato che Sant'Agata oggi ha vinto contro il Reggio Emilia e quindi addirittura il Reggio Emilia con il Pro Patria? No, il Sant'Agata ha battuto l'Olimpia Regium. L'Olimpia Regium è quella che ci va la prossima settimana. E quindi in virtù anche di quel risultato dobbiamo tenere la guardia alta. Ma i punti di vantaggio sono sempre 5, mi sembra? Esattamente, potenzialmente loro sono a meno 1 adesso perché devono recuperare una partita. Ah, ecco, quindi perché hanno una partita a meno, se no sarebbero 4 in teoria. Niente, non c'è neanche da salvare la prestazione perché a differenza magari di esempio quando abbiamo perso a Sant'Agata abbiamo salvato la prestazione perché si fece una gran partita. Qua oggi non è stato così, Grosseto ha vinto con merito. L'ha salvata l'Atalante che era reduce dalla prestazione oscena, tra virgolette, in Emilia, esatto, contro senza dubbio, San Felice. Senza dubbio magari anche Grosseto dopo la brutta prestazione. Sì, ma le motivazioni, il Grosseto che non è ancora salvo matematicamente, come voi non c'è ancora matematicamente nei playoff, dove le motivazioni devono essere più o meno le stesse, no? Le stesse, sì, esatto. Purtroppo è andata così. Vediamo di non fare altri passi falsi, perlomeno nelle prossime due partite. Presidente, in bocca al lupo per il futuro. Crepi. E di ritorno. Bene, grazie mille. Arrivederci.